suddiviso in tre diciamo, momenti. Un primo momento di interventi di restituzione di quella che è stata appunto l'esperienza partita con questo corso di antropologia urbana. Un momento di restituzione di testimonianze di studenti che hanno partecipato appunto a quel corso, e un terzo invece momento che vuole guardare diciamo in avanti e quindi lanciare un po' le prospettive di quello che potrà ecco, diventare questo progetto. Quindi darei subito la parola al professor Scandurra con un intervento, insegnare in archivio il corso e il suo significato didattico. Sì, no, ma dico proprio due cose anche per gli studenti che ci sentono a distanza, penso che condivido quello che dicevi tu, Tamara, non so se anche lui ha avuto la stessa sensazione. Oggi è, almeno io, era tempo che non ero così felice di stare a Ferrara, perché sono entrato nel dipartimento e c'erano persone che entravano, si muovevano e c'erano soprattutto studenti. Ed è la stessa, una percezione felice che ho avuto anche ieri iniziando a far lezione, anche se non hanno passato in studio. Questo lo dico anche per la presenza di Michele Nani e degli storici qui presenti. Ci siamo interrogati, noi arriviamo sempre con ritardo, ma dobbiamo parlare della guerra, dobbiamo non parlare della guerra, facciamo una lezione sulla guerra, no ma non servono a niente, no, abbiamo avuto un dibattito domani, vabbè, lo continueremo in consiglio di dipartimento. Io appena sono entrato in classe, la prima domanda che ho ricevuto è sulla guerra. E quindi c'era una gran voglia da parte degli studenti di non parlare di Lévi-Strauss per un attimo, è il mio caso, ma di parlare un po' di quello che stava succedendo. Fra l'altro io insegno una disciplina, come Michele e Corinna sanno, che è molto appiattita sul presente, a volte ha questo difetto, e sarebbe bello anche in questo caso invitare degli storici, no, contemporanei, se lo sento prima al CNR, che ci raccontino con una cornice, una finestra storica un po' più allargata che cosa sta succedendo, insomma, perché a me io non ci sto capendo niente e sfido anche altri a spiegarmi un po' quello che sta avvenendo nel nostro continente, perché questo per ora è. Che voglio dire con questo? Che abbiamo fatto delle battute sulla Triennale, però io ho trovato appunto che le proteste di piazza degli studenti, delle studentesse che sono registrate nelle ultime settimane, che anche lì non capivo, non sapevo posizionarsi, ma stanno protestando perché non vogliono fare lo scritto, sono di analfabeti, e in verità appunto l'impressione che ho avuto ieri facendo lezione è che in questi due anni qualcosa si sia costruito. Noi come docenti no, ma forse gli studenti dei licei qualcosa hanno fatto, e in caso ho trovato persone, devo dire, molto più attente di quelle a cui mi ricordavo. O io ho una gran voglia lì, oppure qualcosa stava cambiando. Ecco, dico solo appunto sul corso che abbiamo fatto, anche questo, che c'è stata anche qui una grandissima retorica, in cui, e spero che il corso di Tamara lo risolva un po', sulla presenza e sulla distanza, in cui gran parte di noi, i docenti, ha anche un po' vomitato, se penso a me, una retorica sulla presenza, come se in qualche modo due anni fa, quando si entrava in studio, ci si abbracciava, erano pieni di domande, tutti eravamo felici, uscivamo dalle lezioni come se fossero delle feste di conoscenza e più ricchi di come eravamo entrati. Quasi mai è stato così, quindi io non ho nessun ricordo della presenza come momento magnifico, esagero, qualcuno mi conosco, ma un po' è anche così, lo dico non solo in maniera provocatoria, e quindi da questo punto di vista io questa dicotomia non l'ho mai sentita, nel senso non ho mai visto la distanza come qualcosa, il remoto come qualcosa che facesse crollare questo palazzo meraviglioso che abitavamo fino a due anni fa. Quello che penso, e finisco, è che forse, e spero che la pandemia sia servita almeno a questo, o serva almeno a questo, bisognerebbe uscire da questa dicotomia e trovare una terza via, ecco un po' che sta succedendo, spero succeda anche in questo conflitto che stiamo vivendo, cioè prendere il meglio della presenza, correggere quello che non funzionava, sfruttare anche le tecnologie laddove ci permettono di poter dialogare con persone che non riescono a muoversi per diversi ordini di motivi,
mi pare che la lettrice anzi vada un po' anche in questa direzione, fare in modo che non si corra il rischio di diventare università telematiche come università non di fascia A, perché io questo rischio, come dire, fino a un anno fa lo vivevo con molto imbarazzo, nel senso lo sentivo, e quindi spero che sia finalmente esca un po' di scena e questo corso, e finisco, mi pare che vada, vorrei che andasse con Michele Corina un po' in questa direzione, cioè di un corso che è in presenza ed è in una presenza nuova, quindi un po' ricostruita anche sulla base di quello che non funzionava, e permetta anche delle forme di scambio comunicativo con chi magari non riuscirà a venire in archivio, ma riuscirà comunque a partecipare in altre forme laddove c'è un lavoro da fare. Ecco, mi piacerebbe pensare che questa dicotomia evaporasse un po' e che pensassimo invece a fare quello che facevamo fino a 2 anni fa in maniera migliore di come l'abbiamo fatto. Ecco, un mio collega, anche Michele, con cui certe volte mi confronto, diceva: sarebbe stato bello se durante la pandemia avessimo chiuso l'università, chiuso, nessuno fosse incontrato all'università e tutti i giorni ci fossimo riuniti per dire: adesso ricostruiamo l'università, che quando riaprono siamo felicissimi di andarci e abbiamo pensato tutto per ripartire meglio. Non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un sacco di stupidaggini, non solo come docenti, ma un po' tutti, abbiamo perso questa occasione, però insomma, siamo ancora in gioco, insomma, spero che si possa ancora correggere, rimediare in questa fase un po' di transizione che forse ci aiuta se ci abbiamo del tempo a ripensare. Basta, finito, e lascio la parola, invece così cominciamo a parlare dei contenuti del corso. Che carino.